Settima edizione del Porte Aperte Festival. In apertura abbiamo il piacere, come sempre, di avere l'assessore alla cultura del Comune di Cremona, in rappresentanza dell'amministrazione comunale che da sempre sostiene e coprogetta con noi questo festival, Luca Fugazzi, a cui lascio volentieri la parola. Grazie, solo una parola di saluto e soprattutto di ringraziamento per questa settima edizione, e quando una manifestazione, un festival, insomma, raggiunge il settimo appuntamento, anche attraversando anni piuttosto complicati come sono questi, credo che mostri un radicamento nel tessuto in cui si inserisce, cioè quindi il tessuto della nostra città. Segno che l'idea originale di 7 anni fa, partita anche in maniera così, anche molto con il giusto entusiasmo e la sana inconsapevolezza di quello che andava incontro, in realtà ha colto un interesse particolare, insomma, nella nostra comunità. E la testimonianza è anche il fatto, poi sicuramente lo citeranno sopra Marco, la testimonianza che anche quest'anno, come tanti altri anni, il festival collabora con le realtà della città, siano esse associazioni, siano esse private, siano esse singoli cittadini che in qualche modo contribuiscono alla velocità del festival, perché è sempre stato, come anche nel titolo, no? Porte Aperte, l'idea che questa manifestazione fosse davvero aperta sulla città e che non rinunci ovviamente al coinvolgimento di figure di personalità esterne, ma in particolare con queste figure sulla città. Il tema poi quest'anno è orizzonti, lo si legge un po' nell'introduzione, penso sia un tema molto, come dire, di attualità. Oggettivamente siamo tutti schiacciati sulla quotidianità, e questo è un dato di fatto, anche perché la quotidianità si è sconvolta in qualche modo e continua a sconvolgersi. E però il poter riflettere su qualcosa di alto ci permette probabilmente di reinterpretare la quotidianità con una visione di più lungo respiro. Questa è un po' la sfida che noi abbiamo, e quando dico noi dico sicuramente le istituzioni, ma penso tutti i soggetti che hanno qualcosa da dire nella nostra città. E quindi questa è un'occasione per riflettere, un'occasione per ascoltare i protagonisti culturali del nostro paese, ma credo, come dico sempre, è un'occasione per pensare e magari uscire da qualche incontro non con qualche risposta in più, ma con qualche domanda in più, perché il compito insomma, di un'esperienza culturale, penso sia tutto l'interpreto io, ma penso che sia un po' condiviso anche con il curatore, eccetera, sia proprio questo, cioè uscire, perché dobbiamo farsi delle domande a cui non necessariamente vogliamo una risposta immediata, perché molto spesso queste domande sono profonde a cui non si può rispondere con un sì o con un no, ma occorre una elaborazione, occorre un pensiero, occorre davvero avere il tempo a giudicare. E questa è un po' la sfida che anche questo festival ha, come appunto nelle precedenti edizioni, ma in particolare questa, con questa prima edizione. Io davvero quindi ringrazio tutti i miei curatori, a coloro tutti i volontari, perché ricordiamo che c'è dietro un enorme esercito di volontari, enorme. Non so nei numeri, probabilmente anche nei numeri, però soprattutto nell'enorme impatto di passione e competenza, perché anche questo è un bellissimo messaggio che diamo, e perché come tanti altri festival si inserisce in un unico programma della città di Cremona per quest'estate. L'avete visto, l'abbiamo presentato proprio in questa sede ormai quasi 2 mesi fa, segno anche che c'è una programmazione invidiabile rispetto anche ad altre realtà a noi vicine, però si inserisce in un contesto coerente che fa della città, che ormai in quei mesi, maggio, giugno, luglio, ormai siamo anche andati ad agosto e praticamente a settembre, una città che con tutte le sue realtà organizza momenti culturali. E questo quindi il ringraziamento va anche a loro, anche ai curatori, per aver colto questo come dire, input che in qualche modo l'amministrazione ha cercato di dare in questi mesi, di riprogettare la sfida dei prossimi, io dico anni, perché avremo la cesura che abbiamo attraversato,
la capiremo dal punto di vista storico tra 20 e 30 anni. Però noi che siamo immersi in questa realtà, perché questo è il tempo che ci ha dato a vivere, abbiamo questo compito, tornare ad abituarci a vivere insieme agli altri, a farlo con cultura, con passione, nell'accogliere, quindi porte aperte, anche le esigenze dell'altro. Questo festival risponde a questo, quindi io non posso che essere contento. Grazie. Intervengo come sempre nella duttice veste di presidente dell'Associazione Culturale Porte Aperte e di portavoce del gruppo dei curatori, ma ci tengo a dirlo, la mia voce è anche quella di Andrea Cisi, di Mario Ferravoli, di Michele Ginevra e di Marina Volonté, che da 7 anni con me provano ad agitare questa città e a proporre questa manifestazione rinunciando con grande fatica a pezzi di vita personale e mettendoci tutte le energie possibili. Quindi parlo a nome di tutti e cinque. Siamo arrivati a questa settima edizione, 10, 11, 12 giugno prossimi, una manifestazione, come diceva già l'assessore, radicata ormai nello scenario artistico e culturale di questa città, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro, avrebbe detto quel guerriero straordinario dei diritti di tutti che fu Pierangelo Bertoli. Una rassegna già profondamente conosciuta ed apprezzata però anche fuori dal contesto locale. Quest'anno davvero ci hanno cercato dappertutto, case editrici, management musicali, artisti, siamo ormai attenzionati in senso positivo da tutta la scena artistica e culturale nazionale. Un festival con un'identità precisa e riconoscibile nei linguaggi trattati, nel format, nello spessore della proposta artistica, nella qualità e nella profondità degli ospiti. E questo è un festival, lo ricordiamo, che nasce con due precisi obiettivi. Il primo è quello di contribuire alla costruzione di una città aperta, accogliente e inclusiva, come già si diceva. Il secondo è quello di contribuire alla crescita del tessuto sociale, culturale ed anche, perché no, economico del suo territorio. Perché non solo è ampiamente dimostrato che con la cultura si mangia, tanto per prendere le distanze da un'antica affermazione da cui siamo sempre stati lontanissimi, ma soprattutto è acclarato che, per dirla con uno dei più grandi intellettuali e scrittori che questo paese abbia mai conosciuto, Antonio Gramsci, che all'estero studiano e si inseriscono nelle antologie di letterature che da noi invece si guardano un po' alla stregua di un facinoroso, radicale e partigiano, la cultura, il sapere e la formazione, lo sviluppo contribuiscono in modo determinante allo sviluppo interiore della personalità, alla conoscenza di se stessi, al far sì che un individuo sia più libero ed emancipato nel giudicare il mondo che lo circonda e le scelte di chi detiene le leve del potere. E dunque è per una città più aperta, inclusiva e solidale che lavoriamo, ed è una città più aperta, inclusiva ed accogliente, ad esempio quella che il 4 giugno prossimo ospiterà il primo Cremona Pride, promosso nell'ultimo anno da uno straordinario movimento di persone, di giovani, carne ossa e cervello, le cui battaglie contro ogni forma di omo, lesbo, di transfobia, di bullismo, di violenza fisica e verbale, le cui istanze di riconoscimento di pari dignità e piena esistenza, questo festival ha sempre promosso e sostenuto in mille forme dalla sua nascita, e quindi anche quest'anno va dagli organizzatori del Pride tutta la nostra simpatia, il nostro affetto e naturalmente il nostro sostegno. Ecco, il PAF è qui, lavoriamo per questa città che molto è cambiata in meglio in questi anni, ma che ancora ha in sé molte contraddizioni che devono essere affrontate, devono essere ragionate e, se è possibile, risolvere, prima di tutto credo sotto il profilo ambientale, ma le sfide ci piacciono e questo festival è qui per proporre riflessioni, approfondimenti e speriamo per essere amato e seguito sempre di più da questa città, perché abbiamo bisogno di guardare verso orizzonti ampi
lontani, avere progettualità di respiro più ampio, più grande, e per dirla con Edoardo Galeano, perché l'utopia è là nell'orizzonte, serve per non smettere mai di camminare. Grazie mille. Se appunto io sono qui, diciamo, per rappresentare il comitato direttivo, le accetto un po' per la pazienza che, come si diceva prima, insomma, è una delle realtà che in maniera più sostanziale hanno contribuito alla realizzazione, all'organizzazione, alla pianificazione di questo importante appuntamento, su cui appunto sarei contenta di avanzare anche qualche riflessione da un occhio esterno, ecco perché. Per non prendere i meriti altrui, appunto non sono parte dell'organizzazione, ma l'ho seguito nelle edizioni passate, appunto, anche qualche volta con, appunto, proponendo qualche appuntamento, ecco, ma prevalentemente insomma da spettatrice, ecco. E quello che mi colpisce di questo, poi passerò insomma a concentrarmi un pochino di più insomma sull'aspetto fumetto, ecco, di questo festival che è centrale, insomma, anche commerciale, un soggetto a diverse dinamiche che danno appunto la possibilità all'autore di esprimersi in maniera più autonoma, più compiuta, o mantenendo quella che è la sua visione. E quindi uno spazio, diciamo, del fumetto più sperimentale oggi, più adatto a riflettere in maniera anche molto diretta, anche molto spesso direi onesta, spontanea, sulla contemporaneità e gli autori, diciamo, che verranno presentati si inquadrano direi molto bene in questa proposta, in questa visione. Grazie. Allora, intanto io parto dai ringraziamenti che non sono mai scontati, sono più specifici. Parto subito dall'assessore Di Bianco e lo definisco lungimirante perché ha una visione a lungo termine, cosa preziosissima, rara e assolutamente da tenere sempre presente, perché il Festival Fotografia Etica di Lodi, di cui ne sono direttore, è all'interno di un progetto di collaborazione, questo dall'inizio, questi sono i dati di Gianni, saranno i dati che li creeremo tra un po', ma ancora, questo qui è la parte finale. Quindi ecco, questo aspetto, perché il Festival Fotografia Etica si inserisce in un progetto di 3 anni di collaborazione con il Comune di Cremona. Ringrazio Marco Vulcanico, perché 10.000 cose e ne aggiunge altre 10.000, l'avete visto, un programma così ricco, ha pensato anche di aggiungere addirittura un festival. E qui, secondo me, è molto molto bello, si inserisce la parola del Porta Aperta Festival. Cioè Lodi, il Festival della Fotografia Etica, il Lodi è un naturale, non ha preso una porta in faccia, ha trovato una porta aperta, un dialogo. Ecco, io trovo fantastica questa cosa, perché è un festival. Sarebbe semplice portare la gente a parlare di dialogo, di condivisione, e invece Marco, con tutto il suo team, porta tanti festival, il dialogo lo fa con un altro festival, che è mica semplice, festival più del vicino, di Lodi, quindi tra due province della stessa regione, parliamone da questo punto di vista. Quindi è veramente bello, i fatti seguono le parole, lo trovo una cosa bellissima, perché non è mai facile, non è mai scontato, anzi difficilissimo, il dialogo tra due festival così importanti, così con la propria identità. E dal dialogo però nascono delle cose bellissime. Dopodiché ringrazio, allora siamo 3 uomini, se non ci fosse una donna a salvarci tutti, ringrazio Marina, super Marina, con te, perché veramente riesce a mettere insieme 3 super da una parte che andrebbero come delle stelle, non disperse.
un collante, quindi grazie veramente mille di questo. Dopo i ringraziamenti, aperte l'apertura, bene, il Traveling Festival è il progetto che nasce dal Festival della Fotografia Etica e vuole portare in viaggio le mostre. Noi abbiamo pensato che la fatica di fare, di portare l'oro così tanto, non va, è sprecata, non raggiunge la sua maturità se non viaggia. E quindi ci siamo inventati questo Traveling Festival che viaggia in tante città e appunto a giugno toccherà Cremona. Ogni progetto, se non ha le belle radici, è un progetto veloce, facile. Invece noi è il quarto anno, quindi, che collaboriamo. Abbiamo lavorato insieme a premi internazionali, abbiamo lavorato insieme a edizioni di sintesi del festival, abbiamo aperto gli occhi le identità svelate invece, che abbiamo portato in un periodo di pandemia. Altra cosa che abbiamo ascoltato, riuscire a uscire. E quindi qui c'è un altro elemento molto bello, secondo me importante, del nostro progetto. Sguardi all'orizzonte, quando mi ha dato questa parola mi sono trovato ovviamente un po' aperte, un qualcosa di aperto, un po' che guardare l'orizzonte, e allora ci siamo interrogati all'interno delle mostre un orizzonte che per noi è molto importante, sia veramente un orizzonte di lungo pensiero, non un orizzonte per cominciare a fare il gradino, ma un orizzonte per dire vado verso una direzione.